Che problemi avrà questo amplificatore? Non l'ho neanche acceso, ho preferito aprirlo prima per guardare un po' le condizioni di questo oggetto, questo amplificatore da 35 watt per canale che sembra interessante. Io già però vedo un condensatore scoppiato, come potete ben vedere, un condensatore con del disgusto e dello schifo, scoppiato, schifo, esploso, disgusto. Dopodiché c'è una discreta quantità di orrore all'interno di questo amplificatore che sembra relativamente semplice, nonostante la costruzione incarognita. È una costruzione incarognita. Ma intanto questo è scoppiato, evidentemente. Questi no, ma essendo Elna, io me li elnerei dal cazzo molto facilmente. Questa gigantesca scheda ingressi ha la selezione del fono qui con un 5 condensatori del cacchio. Questa è un'alimentazione della minchia. Io qua vedo del gonfiore. È un'alimentazione della minchia, veramente. È un alimentatore della minchia. Vedo due fusibili che sembrano scoppiati. Ma forse no. Sì, sono scoppiati. Questo è scoppiato e quello è scoppiato. Non so se si nota lo scoppio. È scoppiato. Però tutto sommato è semplice, una scheda semplice. Quindi non ci resterà che smontarlo, recapparlo. Inutile provarlo a questo punto, c'è un condensatore esploso, i fusibili sono esplosi e qua conviene decisamente andare giù pesante con il recap e capire le piramidi. Soprattutto è importante capire le piramidi. Io non lo accendo nemmeno perché bisogna capire una cosa: se i fusibili sono scoppiati, un motivo ci sarà. E quello che normalmente le persone fanno è sostituire il fusibile. Dico, oh, è saltato il fusibile, ok, cambiamo il fusibile. E poi scoppia di nuovo. Forse ce ne vuole uno più grosso. E allora cambiano il fusibile con uno più grosso e scoppia di nuovo. E allora dicono, ah, ho finito i fusibili, adesso ci metto un pezzo di filo. E in quel caso fanno fare il botto a tutta la scheda, bruciandola completamente. Qui vedo i fusibili bruciati, ma non vedo danni di alcun tipo. Ora, se i fusibili sono bruciati, io qua vedo condensatori, come dicevo prima, squartati. Qua c'è un recap da fare e non ci resta altro che smontare. Quindi adesso prendiamo e smontiamo questo oggetto. Questi si scollano, il che la presenta l'orrore di vivere. Andranno incollati. Questi non c'è bisogno di toglierli. E ora, con una sana dose di bestemmie. Ovviamente è duro come la m***a.
Porco d***o. Forse posso solo togliere queste due viti. Eh già, il pannello frontale lo posso levare. Guardate che interessante. Sembra che abbiano modificato questa placca per avvitare i transistor. Le viti sono state maltrattate, guardate. Vedete, questi buchi sono stati allargati in modo brutale, con la brutalità. Chissà per quale motivo. Sembra quasi che abbiano modificato questo amplificatore. Molto interessante. Questo Kenwood KA305, a cui abbiamo appena estirpato, se non fosse per il diodo LED, a cui abbiamo appena estirpato la placca contenente una notevole quantità di vero, vero orrore. Questo è il vero orrore. Ottimo, alluminio, bello solido, pesante, massiccio. Ma proseguiamo con la violenza. Qui bisogna smontare tutto. E dato che abbiamo questo meraviglioso strumento, noi probabilmente riusciamo a pinzare questo e a farlo ruotare in modo di non sfasciare niente. Ecco, sto già bestemmiando io dentro di me, sto già nominando invano il nome del Signore più volte. Va bene, svitiamo questi cazzi, perdendoli. Vedo con piacere che non hanno messo inutili rondelle di dimensioni diverse. I potenziometri sembrano tutti uguali, il che rende tutto più comodo, come il varano, il cosiddetto varano di comodo. Ma come cazzo è che non esce questo? Come cazzo è? Ma certo, perché quando con la pinza abbiamo girato questi cosi, abbiamo manglato i potenziometri, che sono mangled. Va bene, questi gli daremo una sistemata dopo. Quando si smontano le cose è facile rovinare. Guardate che bella questa clip. Una e due. Spero di essere dentro l'inquadratura. Una, due, vaffanculo. Ora, questo è venuto fuori, questo è venuto fuori, e li metto nel forno. E queste due viti, che ovviamente non sono magnetiche, vediamo se per caso il cacciavite ha bisogno di essere magnetizzato. Sì, è il cacciavite di merda che non mantiene il magnetismo. Il merdavite, il cacciamerda, il cacciamerdavite. E a questo punto possiamo togliere tutto il pannello. Chissà perché ho deciso di smontarlo completamente, forse perché voglio fare un discreto lavoro su questo amplificatore, non so nemmeno perché. Perché alla fine un 30 più 30 watt non è niente di eccezionale, però potrebbe andare bene qui per il laboratorio. Allora, c'è un'altra maledetta vite.
E a questo punto il pannello dovrebbe venire via. Ok. Ecco fatto, il pannello è venuto via, come vedete. Di solido metallo. E ora abbiamo tutte queste cose penzolanti. Che meraviglia, guardate che meraviglia. Questo è il selettore con tutti i toni, le cose. Qua c'è un oggetto, qui c'è un altro oggetto. Vedete, ci sono cose e oggetti. Però questo è saldato. Questo cazzo è collegato attraverso un connettore che andiamo a disarticolare, mentre quest'altro è saldato. Perché metti un connettore qui e poi saldi tutto il resto? Che cazzo, anzi, che stracazzo di senso ha? Spiegamelo, giapponese che hai costruito questo oggetto, spiegami perché qui c'è un connettore e dalle altre parti è tutto saldato. Quale stracazzo di senso ha? Proseguo con quella che in gergo si chiama la parte di dietro. Proseguiamo con il di dietro dell'amplificatore e raccogliamo viti, viti a non finire. Preziose viti. Questo coso lo stiamo smontando completamente. Eh già. Dio c***o. Cascando tutto adesso. Io sono pronto alla bestemmia. Pronto a bestemmiare. Ora il cavo della 220 volt è fidel castrato qui, quindi sono costretto a dissaldarlo. E accendiamo il saldatore. Frammenti. Qui c'è da fare del dissaldo. Oppure ci sarebbe da... No, preferisco dissaldare i due fili della 220. 120 volt. Volt. E poi dissaldo... Sì, come prima cosa, se riescono a spaccare questi circuiti, dissaldo questi punti di massa, questi accoppiamenti di massa, che sono qui. Vediamo un po' se ci riesco. Eh no, vuole la potenza sparata al massimo. E quindi spariamo al massimo. Questo lo dissaldo da qua. Ecco fatto. Questi voglio dissaldarli invece da lì. Ora sì, con la potenza al massimo sono riuscito a dissaldarli. Ah, ce n'è un altro. Quindi rispariamo la potenza al massimo. Questo è stato arrotolato e saldato. Bastardi! Qui c'è un altro connettore. Bene, questo evidentemente va qui. Ecco fatto. E abbiamo liberato questa scheda, che è l'ingresso, io presuppongo sia l'ingresso fono. Questa è la parte fono, probabilmente. Oppure è la parte tutto. Però in effetti io qua entro solo con questo.
salto ed esco qui, mentre questi invece vanno per i cazzi loro. Sì, quindi questa deve essere la parte fono. Questo è il selettore. Che bello. Questa immagino un'uscita cuffie. Ok, la mettiamo da parte e vediamo dopo. Poi, strano che qua non abbiano messo un connettore. Perché? Perché sono dei... Ok, e questo è una massa pure lui. Ora, finalmente, saldiamo il cavo di alimentazione, se ci riesco. È atroce. Ed ecco, l'alimentazione se ne va a fanculo, senza passare dal via. Ecco qua. E questa è la 220 volt. Cavo della 220! Ok, ora qua cosa abbiamo? Ah, qui abbiamo uscita cuffie, uscita casse acustiche. Selettore 220 110 volt, trasformatore, bene, molto bene. Secondo me non è complicato qua. Abbiamo il LED isolato con un cavo, con un isolatore gigantesco, non si capisce per quale motivo. Spinotto di, anzi, interruttore di alimentazione con cavi giganteschi, cioè cavi da 182 mm l'uno. Ora qua io vedo una vite, stai a vedere che forse possiamo togliere tutto il circuito dell'amplificatore sano con il suo. Eh sì, sono tre viti. Io tolgo queste tre viti e vediamo cosa succede. Ci sono tre viti sotto. Stiamo assistendo, anzi state assistendo a questo smontaggio in diretta. In diretta differita, perché per me è in diretta. Ora, in questo momento, io sono in diretta. Ma voi no, voi lo state vedendo dopo che già tutto si è compiuto. Voi ancora non sapete com'è finita, no? Però è già finita. Ecco l'amplificatore nella sua amplificatorialità. Guardate che schifo, cioè guardate che cazzo di schifo come hanno saldato i finali. Io ho il sospetto che questo amplificatore sia stato già riparato e rimaneggiato, perché non è possibile sinceramente che sia stato creato uno schifo così. Però effettivamente è così. Cosa ne pensate di questi cablaggi, di questo saldare i componenti così? Secondo me no, questo non è un lavoro fatto in Giappone, non è un lavoro giapponese. Questo è un lavoro fatto a cazzo da qualcuno che ha cambiato i finali e ha piegato i pin e li ha saldati, come vedete, ad minchiam, con una violenza inaudita, con schifo e rabbia, perché non è possibile. Però c'è troppo schifo anche sulla scheda. C'è un condensatore aggiunto qua, uno qua, questi, va bene, possono essere anti-oscillazioni. Però a me pare veramente troppo un orrore. Cioè non si fanno queste cose. Non mi sembra
qualcosa di originale, però vedremo. I finali sono molto interessanti, guardate che forma strana. Questo è verde, questo è nero, quello è nero e questo è verde. E sono beltà. Provo dell'interesse per questa situazione. Il problema sarà andare a cambiare i condensatori. Devo purtroppo smontare un po' tutto, quindi devo smontare anche i finali con questi bulloncini. Dovrò cambiare la pasta termica, ma a questo punto, se veramente voglio metterlo a posto come si deve, fare le cose per bene, allora devo fare tutto per bene e quindi devo fare bene. Smontando questo oggetto con la lente sporca, ecco fatto, mi sono reso conto di una cosa, che forse ha senso questo che prima ho chiamato troiaio. Ora, vabbè, sono saldati storti, ok, però ha senso, perché io per smontare i transistor da questo dissipatore devo togliere questi bulloncini e poi li devo rimettere. E come vedete c'è tutta la componentistica davanti. Quindi come si può fare senza bestemmiare le divinità una dopo l'altra in continuazione? E allora viene comodo di saldare i piedini, togliere queste tre viti e viene fuori tutto il dissipatore con i finali attaccati. Ed è molto più semplice così, perché così tu lavori sui finali con il dissipatore in mano, ce l'hai in mano, e quando ce l'hai in mano puoi fare molte più cose. Ed ecco infatti che girati, svitati questi cazzi e girati questi altri cazzi per far uscire il PCB, a questo punto io dovrei poter con una discreta violenza dovrei poter riuscire a scaraventare a terra il finale, eccolo qua, che mi è volato addosso, e soprattutto perdere il foglio di mica cazzi, che come vedete è finito a terra, creando in me un sentimento di odio verso il creatore. Ora, perché non esce? Perché ci sono altri cazzi, ci sono altri fili, perché questo è così, questo è separato dal suo supporto. Ah, ecco fatto! E abbiamo liberato la scheda dai suoi finali, finali a cui adesso noi daremo un tocco finale, sicuramente ripristinando questa inesistente pasta termica ormai asciutta e pulendo tutto per bene. Identifico i cavetti, così li posso dissaldare e libero completamente questa scheda. Se riesco vi faccio vedere come dissaldo, senza impallare la telecamera. Saldatore. E niente, io tiro leggermente il filo e scaldo. Scaldo e tiro. Uno per uno. Ecco fatto, e sono venuti fuori. Poi do una pulita col saldatore. Stessa cosa per gli altri. Tiro verso la parte laterale e passo il saldatore in modo da, come vedete, liberare i fori. È una cosa molto semplice. Qua ce ne sono due. E qua ce ne sono altri quattro. Qui purtroppo vi devo impallare la ripresa, ma me ne sbatto perché ormai avete capito. Ho anche fatto un video dove parlo di saldature, un video noiosissimo. Ed ecco finalmente la scheda libera e adesso ci metteremo le mani. Anzi, non adesso, prima dobbiamo liberare la scheda dell'alimentatore, che è questa qua. E qua c'è veramente un olocausto da fare. Ecco,
qua c'è la massa, qua c'è una massa, qui ci sono i cavetti della minchia, qui c'è il LED con il suo mostruoso cavo isolante, selettore ingressi, trasformatore. Ah, vediamo un po'. E qua ci sono queste clip di plastica che io premo tirando il circuito verso l'alto, ma come vedete sono talmente un troiaio che... Ecco, questa è uscita. Vediamo questa. Vediamo questa qua. E vediamo l'ultima. Oh, ed è uscito il circuito dell'alimentatore. Così possiamo magari dare un'occhiata. E poi non so perché l'uscita delle cuffie e delle casse è sull'alimentatore. Questa cosa è veramente strana. Perché dall'amplificatore devo rientrare nell'alimentatore? A casa mia questo si chiama troiaio. Troiaio di Wojtyla. Mi rendo conto che è così e andiamo avanti. Qua ci sono condensatori da sostituire. Verificheremo anche questa cosa. Adesso che abbiamo smontato tutto, non ci resta che cominciare da qualche parte. Potremmo iniziare dall'alimentazione. Mi sa proprio di sì. E diamo un'occhiata a questi condensatori, a questi diodi. Vediamo se la parte alimentazione è a posto. E poi andiamo avanti con tutto il resto. L'ispezione visiva rivela alcune cose. Cosiddette saldature fredde. Sono quasi tutte così. Guardate, guardate questa. Vedete, io sto muovendo il condensatore sotto, ma sono tutte così, sono distaccate anche queste. Ecco, guardate questa. Anche questa è spaccata. Questa qui. Abbiamo tutte. Maledetto. Abbiamo tutte saldature fredde e già questa è una cosa interessante. I condensatori reagiscono alla misura, ma mi sa che farò una cosa, prenderò un elenco dei condensatori e li ordinerò, perché c'è un condensatore da 42 volt, ma dove cazzo lo trovi? Sì, li ordinerò e li prenderò nuovi, perché è il caso di fare le cose per bene. Guardiamo il resto della circuiteria, guardiamo la parte del finale di potenza. L'amplificatore vero e proprio. Allora, questo è ovviamente esploso. Qui abbiamo delle resistenze di carico. Altro pugno di condensatore, ma io già percepisco io vedo delle saldature fredde anche qua, tipo questa è spaccata, sono tutte così, è incredibile. Cioè, questo amplificatore non va solamente recappato, va resaldato, bisogna fare un recap e un resald, è tutto semovente. Poi cosa abbiamo qua? I finali, su cui ora daremo qualche guardata. Questi non mi preoccupano particolarmente, però forse le saldature anche qui sono un attimino da verificare. Vedete questo doppio colore? Vediamo se riesco a farvelo vedere bene. Spesso le saldature hanno questo doppio colore. Ecco, vedete qui
c'è questa parte scura e la parte chiara all'esterno. E questo di solito è sintomo di saldatura fredda. Qui si vede un po'. Bah, comunque sia, cercherò di rifarle. Di farle meglio. Più meglio. Insomma, questa scheda ha bisogno di una pulita. D'accordo, va bene. E poi abbiamo la parte degli ingressi. E questa è la parte forse più pulita. E questo è veramente pulito. Anche qua daremo un'occhiata alle saldature. Ok, adesso facciamo l'elenco dei condensatori. Anzi no, prima diamo una guardatina a questi finali, magari sono bruciati. Io non so bene cosa sia questo meraviglioso oggetto dalla forma inusuale, ma ci scommetto le palle che è un Darlington. No, è un transistor. Ho appena perso le palle. Con un HFE di 44. È una merda. Va bene. Tu sei un transistor. Va bene, ne prendo atto. È un transistor PNP. Quindi anche questo lo sarà. Ero convinto che questo fosse un amplificatore Darlington. Vediamo, facciamo altro test. Ed è veramente un PNP. Me lo fai un... Me lo dici l'HFE, puttana della tua... ...41 e siamo lì. Quindi questo sarà un NPN. Proviamo se questo è un NPN. Ovviamente. 67 di HFE. Quindi non sono neanche bilanciati come HFE. D'accordo. Quindi vuol dire che sono stati cambiati un po' a minchia. Vediamo quest'altro. Short circuit. Ai 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 ai. Questo io non lo volevo sapere. E che cazzo! Ah, cacchio! Ah, questo transistor è in corto. Perché? Perché? Tu cuoque! Ed è un cortocircuito. Un coitocircuito, come vedete. Anche tutto il resto non è che sia per la quale, perché un centinaio di ohm in qualsiasi direzione. Questa cosa è diventato una resistenza, è diventato un... Allora, lecchiamo il dito, puliamo questo transistor Toshiba. Guardate che bello, è un peccato che sia in corto. Io temo che non si trovino. Ed eccolo qua, 6 euro, base d'asta. Chissà che non riesca ad aggiudicarmelo per 6 euro più 3 di spedizione. Comunque adesso io lo metto tra gli oggetti che osservo, perché magari il venditore mi farà una proposta. Tipo, compralo per 5 euro. Chi lo sa. Altrimenti c'è anche la coppia, c'è qualcuno che vende le coppie pronte. Bisogna vedere se sono bilanciate, però sono bellini. Solo che costa... 30 euro e sinceramente mi sembra un po' troppo a Torino.
30 euro, 2,80, 15 euro a finale. Beh, oddio, si potrebbe anche fare. Si potrebbe anche fare. Mi piace molto il nome di questo venditore, Ano Mastro. Ano Mastro, mi piace molto. Poi abbiamo altri venditori, vediamo un po'. Qui c'è un lotto, original replacement part. Toshiba, bello, questo è vintaggio. Però 60 euro, ma sono 7. Sono 7 pezzi. Allora, 1 STD 845, poi 3 sono TD 845, TB 755. Non capisco il T, andiamo a vedere le foto, però mi sa che sono la stessa cosa. Sì, 845, 845, 755, 755, sono loro. L'artista per Toshiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora, a me di tenermi dentro dei transistor di ricambio di questo coso, sinceramente, al momento non me ne può fottere di meno, quindi 6 euro e mi aspetto quest'asta e vediamo un po' come va. Nel frattempo passo a fare l'elenco dei condensatori e vediamo di che morte moriremo. Mi sono fatto uno schema guardando bene ogni condensatore, ho fatto il conto, devo dire che non sono tanti. Ho dimenticato questo. E quindi mi sono rifatto i conti, includendo anche questa. E ho fatto uno schema. Lo schema l'ho riportato su Google Spreadsheet, che uso perché me ne fotto. Ho fatto l'elenco qui e poi l'ho compattato di qua, diciamo razionalizzando un po' i valori. Quindi questo diventa sicuramente un 63 volt, ma poi vedrò cosa trovare, perché 6008 non mi piace. Potrei mettere un 10.000, vedremo, dipende dai costi. Poi per il resto sono andato a 25 e 50 volt, perché non ha senso il 16, 10, alla fine sono... Vanno bene lo stesso, perché le tensioni in gioco sono quelle, non è una gran differenza. Per cui alla fine questo è l'elenco, alla fine sono 25-30 condensatori, ecco. 38 condensatori, dai, si può fare, sono... È poca spesa e tanta resa. Ovviamente prima di fare l'ordine ho visto che cosa ho nei miei cassetti. Nei miei cassetti ho della merda. Purtroppo ho valori di tensione sballati, ma soprattutto gli unici che ho sono questi. E non mi fido molto di queste marche per l'audio. Ho cercato questi Hitano. Sono nuovi. E leggo che gli Hitano non sono male. Sono made in Taiwan, prodotti nella, come dicono qua, nella Commi China, nella Cina comunista, e quindi qui sono tutti contrari. In realtà dicono che non sono male, sono al circa lo stesso livello dei Nishikon. Mai avuto un problema con questi, vengono montati sugli amplificatori Aragon 2005 THX5 canali. Dal 2003 lavorano senza problemi e quindi la gente non si lamenta di questi condensatori Hitano. Non sono per niente cattivi. Questa marca costruisce condensatori da molti anni, da molto prima della piaga dei condensatori difettosi. 9 anni senza un problema. E quindi sì, ma sono gli unici che ho, cioè me ne servono, questi sono da 4,70 a 63 volt e se non erro me ne serve un paio. 4,70 a 25 me ne servono due, che cazzo è, cioè risparmio 40 centesimi, 2 euro. Tanto vale che li prendo e vaffanculo, così levo dal cazzo questi che sono di marca indefinita che non so.
Affanculo, questi me li tengo. Questo sicuramente è vecchio come il cucco, viene, è usato, viene immediatamente gettato via. E è un peccato, non ho questi condensatori. Adesso niente, dovrò fare un ordine. E quindi questo video per adesso si ferma qui, perché metto tutto da parte. Quando arrivano i componenti di ricambio ci vedremo per una seconda parte di restauro di questo Kenwood, se non mi sbaglio, SA305, no, KA305, eccolo qua, di cui abbiamo un bel service manual che si scarica dall'internet. Usate Google, lo troverete. E c'è praticamente tutto. E devo anche ordinare il finale di potenza, non mi devo dimenticare. Va bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, fate subscribe, iscrivetevi al canale, fate iscrivere gente, fate girare i miei video e soprattutto lasciate dei commenti, anche parolacce o insulti, perché questo sicuramente aiuta a far girare i video, l'algoritmo di YouTube, bla bla bla, stronzate del genere, eccetera. Ricordatevi sempre di spegnere i saldatori quando non lo usate, pulite la punta, metteteci un goccino di stagno sopra, ciccatelo via e fate raffreddare la punta con lo stagno sopra, perché sennò si rovina. Poi che dire, pulirò tutto, cercherò i fusibili, verificherò magari questi diodi volanti che, come vedete, ballano, perché le saldature sono tutte fredde e vanno rifatte. Perché sto riparando questo oggetto? Perché è bellino, secondo me tira fuori un po' più di 30 watt, ma solo che lui... dice 30 watt e quindi sarà 30 watt, che te devo dire. E infatti leggo 40 watt per canale, mentre qua dice 44 più 44 su 8 ohm e 50 più 50 su 4 ohm. Interessante, 40 watt asterisco. L'asterisco è... vuol dire che sono misurati secondo l'FTC Trade Regulation Rule on Power Output Claim from Amplifier in the USA. Quindi non so se questi sono i watt RMS o quel cazzo che è. Però, insomma, è un amplificatore da 40 watt per canale. Già 40 watt mi piace di più. Tra l'altro l'alimentazione mi tira fuori più o meno 25 volt qui... e qui 24,8 e 25, più 25 e meno 24,8, che sono 50 volt picco e su 8 ohm 1 ampere 50 watt, e insomma bisogna fare due conti. Però è interessante notare che qua il raddrizzamento in uscita mi tira fuori 40 volt e 40,4, 40,3 e 40,4, in parallelo a condensatori da 42, quindi siamo proprio al pelo. E questo amplificatore è nato quando la rete elettrica tirava fuori 220 volt, ora ne tira fuori 230, quindi di sicuro questi condensatori sono sottodimensionati. Qui andremo forse un poco oltre i 42 volt. Potrebbero scoppiare, quindi anche loro vanno sostituiti. Avendo deglutito il panino, io stavo riflettendo su una cosa. Il transistor guasto in questione stava qui. E qui io vedo una cosa. Che questo transistor guasto, con i due pin in corto, qui, questi due, uno e due, e questi vanno... Beh, non ci vanno direttamente, però qua c'è un ponticello. E vanno qua, questo transistor.
E quindi non vorrei che anche lui un 2SC1735, non vorrei che anche lui si sia fottuto con il fottersi di lui, magari in cascata si è rotto qualcos'altro, perché questa circuiteria è simmetrica. Interessante il fatto che qua su questo PCB abbiamo dei componenti mancanti. Molto interessante. Perché abbiamo dei componenti mancanti? Forse perché il PCB... Poi qua abbiamo dei pad non usati, con un fusibile che non si sa che cosa. Non si sa neanche io so spiegare come. E quindi sento una cosa dentro. Adesso indaghiamo bene questa situazione, perché va bene, diamo una misurata al volo a questo e a questo punto a questi due, e per contro anche a questo e a questo qui. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è più meglio. Quindi puntali in conduzione, vediamo un po' qua in circuito. Va bene, qua non abbiamo corti evidentemente, qui nemmeno, va bene, qui nemmeno, questi sono a posto, non ho corti come vedete, e quindi questo qua è anche lui posto. Non siamo in prova di Dio, siamo in prova cortocircuiti, coiti circuiti. Potremmo provare il prova di Dio, ma sì, mettiamoli in prova di Dio, vediamo cosa mi dice. Mi dice cose che sono coerenti con un transistor. Va bene, i transistor li do per buoni. NMA92. Che sia l'anno di produzione, 1992, ci vorrebbero delle date. Vediamo gli integrati qua, ce n'è uno. JRC, questo è un amplificatore operazionale, 83, questo è dell'83. Quindi non è 92. E qua cosa abbiamo? Qui abbiamo un altro integrato, Hitachi. Addirittura qui leggo, no, non c'è un cazzo, non c'è un date code. E qua H1457, che carini, sono amplificatori. Va bene, il video finisce veramente qui adesso, perché basta. Non resta altro che ordinare i componenti e rimontare tutto, pulire le schede e vaffanculo.